Eccomi, mi sentite? Sì. Benissimo, okay. Andre, passo allora, la linea. Grazie Andre, io grazie lascio un attimo, vado, faccio andare un attimo via Dalila perché volevo intervistare due grandi clown di questa partita, Mario Sturgnolo e Enerix. Venite, allora, ragazzi. Vi lasciamo a voi intanto, sì. Okay, noi ci raffreddiamo un attimo. Allora, ho visto degli animi bollenti, Mario, ti ho visto molto, molto arrabbiato. Vabbè, è giusto così, no? È il gioco del calcio. Scusatemi, manca un po' la voce, volevo dirvi due notizie. La prima è che Red Lock, saluto al Masseo, è proprio qua. Vuoi fare un saluto tu? No, vai. No. I Red Lock, prima notizia, i Red Lock hanno vinto la prima partita dell'esordio della Got League. Però prima piangevi un po' di più quando non stavi vincendo. Sentivo, Enerix piangeva un po' di più, Mario. Ragazzi, sul pareggio hanno pianto in una maniera clamorosa, uno schifo. Piangere è il verbo che utilizzano quelli là che vogliono far rosicare quelli che parlano tanto. Io parlo tanto, effettivamente. Comunque, seconda notizia, la Fucina cambia nome, Picci e i Pagliacci. Un grande campione e 10 persone che non aspettavano altro che buttarsi a terra per provare a vincere questa partita. Infatti ho trovato uno juventino in panchina che diceva che era fiero pure di Calciopoli. Grande provocazione. Grandi Pagliacci, Picci e i Pagliacci. Grande rispetto per Bomber Picci, se non fosse per lui manco qua eravate. Enerix? Era un esordio, come tutti gli esordi, è stata una partita difficile. Vorrei ricordare al caro Mario Sturgnolo che rimangono due partite e i Red Lock possono ancora tranquillamente uscire dai gironi, quindi ride bene chi ride ultimo, caro Mario. Ok, possiamo... Cario Mario, comunque vorrei sottolineare. Possiamo chiamare il ragazzo romano, che non sapevo chi è, voi avete portato nelle panchine delle persone... il loro dirigente, chiamiamo un secondo. Vieni, Dalila. Io non volevo, poverina, Dalila, chiamare. Eccoci qua. Allora, facciamo questo confronto con il dirigente della Fucina. Vieni. Allora, con il membro della dirigenza, innanzitutto una stretta di mano, anche se non c'è grande fair play. No. Però vogliamo dire cosa è successo in campo? No, vabbè, il ragazzo ha riempito praticamente la bacinella di lacrime. Praticamente ha pianto tutto lacrime, il tempo. Lacrime e sborra, no, visto che abbiamo vinto. Vabbè, ma credo che sia dipende dal fatto che dell'Inter negli anni ha proprio riempito proprio le pagine dei giornali, adesso ci ha riempito la bacinella, però va bene. Grazie alla dirigenza della Fucina, intanto se ne vanno come vogliono loro.